Dopo di me un altro sindaco, l'onore di presentare Paolo Trancassini, che è leone di Leonessa. Grazie, buonasera, sarò rapidissimo. Io sono sindaco di un comune meraviglioso che sta giocando la partita della vita per tentare di dare un futuro ai propri cittadini dopo un terribile terremoto di 2 anni fa. Perché dopo la paura di morire, ai miei cittadini, ai cittadini da Amatrice, di Norcia, a tutti quanti è subentrata la paura terribile del futuro. Perché questo governo non è stato capace di dare nessuna risposta e sono arrivati soltanto segnali in controtendenza. Se dopo 2 anni nel mio territorio stanno cominciando a costruire le casette, vuol dire che siamo ancora nel regime dell'emergenza e non della ricostruzione. Un paese normale dopo 2 anni ricostruisce. Stiamo combattendo una lotta impari contro la burocrazia e contro un governo distante e cattivo. Quello che nessuno dice, sono felice di questa possibilità che il mio partito mi dà, è che non c'è soltanto una lentezza e un approccio sbagliato, ma c'è un clamoroso sperpero di denaro pubblico che è sotto gli occhi di tutti. Ma nel rispetto delle procedure questo in Italia si può fare. L'importante è accontentare la burocrazia e l'importante è che tutto finisce. Ecco, io mi auguro, Presidente, che dal 5 marzo, Fratelli d'Italia e il nuovo governo dia una svolta e un futuro diverso alla nostra gente. Io lo auguro al partito, ma lo auguro soprattutto alla mia gente e al mio territorio. Grazie. Dopo di me, Dara Magoni.